Su questa gara, insomma, è stata una partita abbastanza sofferta. Complimenti alla squadra avversaria. Abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio a trovare un'organizzazione di gioco. Fortunatamente abbiamo molta quantità e soprattutto molta qualità lì avanti con Gennaro Iliano, anche se urlò un po' troppo. Poi ci sta Pasquale Iliano, primo passato da giocatore di calcio. Gli anni si cominciano a far sentire, ma lui proprio non ne vuole far sapere. Il mio consiglio è che sa fare più l'allenatore che il giocatore di calcetto, ma comunque complimenti e grazie. Una cosa, in due partite hai giocato ottime, hai fatto ottime prestazioni. Sei soddisfatto del tuo rendimento in questo TAM? Fatto no, posso fare molto di più. Vengo da un infortunio, fermo da dicembre, ho cominciato a giocare la settimana scorsa qui la prima partita, quindi c'è ancora molto da fare. Penso che qualche pecca, più di qualche pecca, si è vista stasera, ma sicuramente c'è spazio per migliorare. Poi ripeto, la qualità della squadra è buona, comunque ci sono giocatori esperti, ma a parte scherzi, Pasquale, Gennaro, e comunque ci danno una grossa mano. Noi corriamo molto e spesso ci ringraziano poco, diciamo questo. L'ultima cosa ti chiedo e poi ti lascio andare, sì. Non so se eri tu o tuo fratello, già l'anno scorso giocavate contro in View, ti chiedo un commento su questo TAM, insomma su questo torneo. Complimenti innanzitutto per l'organizzazione. Ho fatto più di qualche torneo, sempre l'era Flegrei, a diverse parti, ma questa organizzazione qua mai. Quindi complimenti al Monte di Procida. Era mio fratello che veniva l'anno scorso a fare il torneo qua, io venni manco su questo campo da quando ero in terra battuta. Quindi complimenti all'organizzazione, veramente un bel torneo, complimenti. Damiano Miragli. Allora Damiano, per te era l'esordio in questo TAM, una partita comunque combattuta, giocata bene fino alla fine, purtroppo è arrivata la sconfitta. Ti chiedo un commento su questa prima partita da parte tua e della squadra. Buonasera, questa è stata una edizione, è stata in modo stupendo, una grande organizzazione. La partita è stata dura, una grande squadra, forse una delle più partita. Speriamo che base al risultato che comunque abbiamo tenuto per tre quarti la partita, forse ci siamo un po' persi alla fine con questi ultimi tre gol che erano solo frutto di una stanchezza e dei primi tocchi al pallone di quest'anno. Ti chiedo un commento sulla prestazione di stasera. Non so come ci vado, poi lascio a voi le critiche. L'ultima cosa, ti chiedo un commento su, penso sia tuo cugino, quello che trae per terra, che l'anno scorso si è rivelato quest'anno un po' calato il rendimento. Da cosa, qual è il motivo? Questa è la troppa vecchiaia? No, è forse troppo vicino alla porta, innanzitutto. Chiede, non è più quello di una volta. Quindi salutiamo Damiano Miragli e consigliamo a Fabio Miraglia la pensione anticipata. Buonasera.